Anche quest'anno il Centro Studi Tegea ha organizzato il Premio Nazionale Giornalismo e Multimedialità Cilento Vallo di Diano e Alburni, con la finalità di suscitare un nuovo interesse verso le zone del Cilento e del Vallo di Diano da parte di scrittori e giornalisti che possano in tal modo promuoverle anche a livello nazionale. La cerimonia di assegnazione del riconoscimento si è tenuta lo scorso sabato sera ad Atena Lucana, durante la cena di gala che, come ogni anno, viene organizzata per tale occasione. L'incontro, moderato dal presidente del Centro Studi Pietro Coiro e dalla giornalista Federica Pistone, ha visto come vincitore Angelo Raffaele Marmo, giornalista professionista e scrittore, condirettore del quotidiano nazionale Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e di Quotidiano.net. A Marmo è stato riconosciuto il prestigioso premio per l'approfondita conoscenza delle tematiche legate al welfare e alla previdenza, per la direzione di riviste specializzate e pubblicazioni nel settore sociale e lavorativo e per il suo impegno nella diffusione di informazioni utili a lavoratori e cittadini attraverso portali e testate giornalistiche. Vi ricordo che subito dopo la fine del TG potrete vedere lo speciale dedicato alle interviste realizzate al margine dell'evento. Un riconoscimento per me è anche un motivo di sorpresa perché da una parte come dire, è sempre sorprendente ricevere qualcosa, ricevere un riconoscimento nella propria terra di origine, dall'altro perché i giornali di cui mi occupo, che ti dico, insomma, sono comunque giornali che non hanno, come dire, hanno diffusione soprattutto al centro-nord. Quindi per una volta si può dire che non è sempre vero quello che si dice quando si dice che nemo profeta in patria, insomma. Ci sono occasioni come queste invece che lasciano pensare come dire, che invece magari ci sono occasioni, possibilità nelle quali anche chi è andato via, come dire, è in qualche modo seguito da lontano dalla propria terra, il che è un motivo sicuramente di orgoglio e di onore. Il Centro Studi è stato sempre sensibile a tutte quante le problematiche che succedono sul territorio, quindi anche dalla religiosità. Non a caso tra i nostri premiati c'è stato Monsignore Angelo Spinillo e altri sacerdoti, c'è stato un riconoscimento a livello nazionale per il rettore della Basilica di Sant'Antonio di Padova, quindi siamo molto sensibili a quello che succede e accade sul territorio. Quest'anno, come ho detto prima durante il mio intervento, durante la premiazione del dottore Marmo, è un anno di transizione, anzi sono 2 anni di transizione, perché l'anno prossimo festeggeremo i 20 anni del premio di giornalismo e fra 2 anni festeggeremo i 30 anni del Centro Studi Tegea, che non sono pochi.